Se non riesci a stare a tempo sul metronomo, oggi voglio darti qualche esercizio e qualche consiglio pratico per risolvere questo problema. Scegli un ritmo super semplice per iniziare e parti un BPM abbastanza lento. Concentra la tua attenzione soprattutto sul Charleston, più che su casse rullante. Perché sul Charleston? Perché il Charleston è quell'elemento che suona più colpi, quindi è più facile stare a tempo pensando alla mano che accompagna il piatto. Per capirci meglio, parto suonando il ritmo solo con il Charleston e aggiungo gradualmente prima la cassa e poi il rullante. Ora prova a suonare lo stesso groove a tutti i BPM, partendo da 50, poi 55, poi 60, fino a 180, 190, 200. Questo perché vogliamo capire se siamo effettivamente comodi a suonare quel groove a tutti i range metronomici. Ora proviamo a inserire i fill. È molto probabile che a BPM medio-lenti, quando suonerai il fill, ti troverai in anticipo rispetto al click successivo, ovvero suonerai il fill un po' di corsa. Concentra quindi la tua attenzione su quel passaggio che va dal fill al primo quarto successivo. C'è un'ottima risorsa online che ti permette di lavorare sul controllo del tempo e ti permette di alternare delle battute con il metronomo a delle battute di silenzio. Noi scegliamo di usare una battuta con il click e una battuta senza. Quando finisci la battuta senza metronomo, nel mondo perfetto dovresti essere esattamente a tempo sul click successivo. Questo è un sistema veramente ottimo per fare la prova del 9 e verificare il tuo timing.